Le video notizie di distribuzione moderna. Buongiorno a tutti. Io sono Stefania Lorusso, direttrice editoriale di Distribuzione Moderna, e vi do il benvenuto al nostro webinar sui formaggi, trend in atto e nuove opportunità di sviluppo. Innanzitutto ci tengo a fare un ringraziamento particolare ai nostri partner dell'evento, che sono Caseificio Palazzo, Deliziosa, Inalpi e Craiovac. Come sapete, questo è il secondo appuntamento per noi. L'anno scorso abbiamo organizzato un altro webinar sui formaggi che ha avuto un ottimo riscontro, per cui abbiamo deciso di riproporre questo importante appuntamento verticale in cui l'industria e la distribuzione si confrontano, cercando insomma di capire, di riflettere su quelli che sono i trend attuali, i modelli di consumo contemporanei, gli scenari, le sfide, visto il momento storico che stiamo vivendo, e soprattutto le prospettive di questo comparto che sta vivendo sicuramente dei cambiamenti importanti negli ultimi anni. Andrei subito insomma a presentarvi i relatori, faccio un po' una carrellata, li presento in ordine alfabetico, poi li vedrete insomma direttamente in video. Saranno oggi con noi Carla Brugnoni, che è la responsabile gastronomia di Todis, Roberto Erriu, direttore acquisti freschi di Basco, Aldo Galbusera, che è Senior Marketing Manager di Silder, Marco Magalotti, che è National Category Manager di Conad, Massimo Riezzo, che è responsabile ufficio acquisti di Daspar Italia, Marco Roberchi, che è Buyer e Category Manager formaggi di Carrefour, Edward Toffanello, che è responsabile commerciale clienti internazionali di Nielsen IQ, e Matteo Torchio, che è responsabile marketing e pubbliche relazioni di Latteria Inalpi. Allora, inizierei dando appunto la parola a Edward Toffanello di Nielsen. Edward, mi senti? Aspettiamo un attimo, vediamo se Edward riesce a... Sì, sì, buongiorno a tutti. Ecco, buongiorno Edward, ti sento. Adesso penso che tra qualche secondo ti vedremo anche. Eccoti qua, benvenuto. Edward. Allora, Edward, insomma, che è il nostro uomo dei numeri, insomma, che viene da Nielsen, ci farà una presentazione di scenario raccontandoci un po', attraverso appunto i numeri, quello che è successo nell'ultimo anno, come sta andando il settore, quali sono le categorie che stanno crescendo di più, e insomma poi insomma magari faremo un commento, una chiacchiera insieme. Vi ricordo che se avete delle domande per i nostri relatori, sia per Edward che per i relatori che poi parleranno successivamente, potete inserirle nella sezione del Q&A e la sottoporremo direttamente noi poi agli speaker. Quindi ti lascerei la parola, prego. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Come diceva poco fa Stefania, vediamo il comparto dei formaggi, un comparto indubbiamente rilevante. Qui analizzeremo i dati sull'anno terminante a febbraio 2022. Questo ci permetterà di analizzare l'ultimo anno confrontandosi esattamente con l'anno precedente, che è stato impattato dal lockdown, quindi dal periodo del Covid. Comunque possiamo iniziare, vedremo l'andamento sui tre anni, quindi i numeri principali sul comparto. Ecco, allora, qui ci sono diversi numeri, ma concentriamoci sulla parte in alto. Quindi la parte in alto mostra in verde il fatturato del comparto formaggi, che nell'ultimo anno, vedete, è negativo, scende a 6 miliardi e 2 circa, con un calo del 5,2%. Indubbiamente, diciamo, l'anno scorso era molto elevato come fatturato, ma dipendeva dal momento del Covid. Se guardiamo l'anno prima, che è quello di riferimento, con quello un po' standard, ecco, depurato dall'effetto del lockdown, vediamo che in realtà con i 6 miliardi e 2 di quest'anno noi siamo su livelli più alti di 2 anni fa. Quindi il messaggio è vero che siamo in rallentamento, c'è anche questo effetto tecnico, ma siamo superiori ai livelli dell'anno del 2019 pre-Covid. Quindi il comparto si conferma assolutamente dinamico e molto rilevante. Se questo è il dato a valore, sulla parte destra vediamo il volume, che è un dato similare. Il dimensionamento è circa 666 milioni di tonnellate, anche in questo caso rimaniamo su livelli leggermente più elevati di 2 anni fa. Nella parte in basso abbiamo la distinzione appunto dei formaggi, perché i formaggi hanno 2 anime dentro: la parte del peso imposto, quindi prodotti già confezionati dalle aziende ma con un era peso imposto. Sulla parte destra abbiamo il peso variabile, che sostanzialmente include sia i prodotti del banco gastronomia, quindi a libero servizio, ma anche i prodotti pretagliati, quelli del banco freschi, già pronti e tagliati, che il consumatore può poi prendere. Un commento veloce su questi due comparti: il peso imposto sulla parte sinistra, vedete sempre guardando il grafico in verde, sviluppa circa 3 miliardi e 9, e anche qui ha dei dati
in calo, ma in miglioramento rispetto a 2 anni fa. Se guardiamo sulla parte destra invece il peso variabile, indubbiamente c'è un dato di lieve calo quest'anno, quindi sostanzialmente in questo caso c'è un lieve decremento, si arriva a 2003 di riferimento, comunque un livello indubbiamente importante. Tenendo presente queste considerazioni, nella successiva slide vediamo sulla parte sinistra, questa slide è a volume, il riferimento con in verde la parte del peso imposto e in blu la parte del peso variabile. Sulla destra abbiamo le quote. Perché c'è utile questa slide? Perché ci mostra come la parte del peso imposto sulla destra, vedete che rappresenta il 61% dei volumi complessivi. Sostanzialmente questo livello era cresciuto l'anno scorso, quindi a causa appunto del momento del lockdown del Covid, la gente aveva comprato più prodotto confezionato e anche per motivo sanitario non andava al banco gastronomia, quindi la parte blu del peso variabile, vedete, era calata l'anno scorso, nel momento del Covid. Quest'anno si confermano i pesi, quindi effettivamente il peso imposto si mantiene stabile. Diciamo che il peso variabile in questo contesto non semplice riesce comunque a mantenere un livello del 39% dei volumi. Ora, nelle slide seguenti, vedremo le distinzioni proprio focalizzandoci prima sul peso imposto e poi sul peso variabile. Il focus in questo caso che vedremo è sulla distribuzione moderna, quindi iper, super e liberi servizi. A fine della presentazione avremo un focus specifico sul discount. Allora, qui sulla parte sinistra abbiamo indicazione a volume sempre del trend con indicazione delle performance nelle superfici. Qual è il messaggio che prendiamo? Vedete in alto a sinistra come i super grandi, quelli super 1000 metri quadri e gli iper tengono meglio come trend, infatti perdono circa un 4-5% indicato nella tabella. Invece i super piccoli liberi servizi calano del 10. Questo perché? Perché ricordiamoci proprio come l'anno scorso, nel periodo Covid, succedeva che le piccole superfici e la prossimità aveva beneficiato molto della poca mobilità e gli spostamenti che non era consentita. Insomma, quindi in questo caso, di nuovo, c'è un fatto tecnico, si ritorna un po' sui livelli precedenti, pre-Covid. In termini di aree, questo è interessante, se vediamo tutte le aree sono negative sempre per questo effetto di calo rispetto al periodo Covid, e l'area 1, quella che aveva beneficiato di più a decrementare, vedete un calo significativo, è interessante magari vedere che l'area 4, che è un'area importante insieme all'area 3, le altre tre aree invece hanno un andamento più contenuto come calo. Quindi teniamo presente questo fatto che c'è un ritorno alla normalità per piccole superfici e per l'area 1. Se passiamo poi a un riferimento successivo, nella slide successiva, per vedere in modo più dettagliato, qui abbiamo i singoli quadri settimane dal marzo 2020 fino adesso, quindi sugli ultimi 2 anni. Vediamo proprio quello che anticipavamo prima. Sulla sinistra, in blu, vediamo il riferimento delle vendite che erano state sviluppate in blu, sono le vendite no promo, in arancione le vendite promozionate. Vedete che nel momento del lockdown c'è stata quella corsa accaparamento agli acquisti, sappiamo legato al consumo anche a casa dei prodotti e alla riduzione del fuori casa, quindi è un fatto legato a questo. Tutto questo è durato per tutto il 2020, vediamo che già nella parte successiva dell'ultimo anno, nel marzo-aprile 2021 c'era stata questa controcifra legata al che non c'era più questo fenomeno della limitata mobilità. Quindi si è tornati a dei consumi più stabili e vedete che c'è stato sì un decremento forte a marzo-aprile 2021, ma negli ultimi mesi, questo è dato positivo, negli ultimi mesi fino adesso ci siamo stabilizzati, quindi ormai il comparto è tornato su livelli stabili. L'ultimo commento nella parte alta è sul livello promozionale. La categoria si conferma su livelli promozionali il 39% di promozione, che è un livello significativo, è un livello che ritorna su livelli vicini a quelli di 2 anni fa, anche se in lieve calo. Quindi la promozionalità rimane un elemento importante per questo comparto. Nella slide successiva abbiamo un'indicazione dei tipi, dei segmenti di prodotto che contribuiscono a questo trend. Allora, questa mostra appunto in verde i segmenti che sono stati positivi come contributo e rosso quelli più negativi. Partiamo da quelli negativi. Mozzarella ricotta, che durante il lockdown aveva aiutato molto, no? Nel momento dei cuochi a casa, tutti si erano inventati piccoli chef, sono dei prodotti assolutamente per la preparazione domestica,
ovviamente tra la metà sono quelli che vedete risentono più e hanno generato questo calo, sono indicati in rosso. Evidenzierei sulla parte sinistra invece alcune tipologie sono state positive, poi lo vedremo meglio. Sono gli freschi spalmabili, come tra questo che sono la categoria più importante. C'è anche la nicchia dei prodotti vegetali, che quindi sono sostitutivi dei prodotti fatti di latte, e poi altre categorie di formaggi. Quindi qui già vi mostro che nel comparto dei formaggi compaiono delle nicchie, dei segmenti che cominciano ad arricchire lo scaffale e a dare un loro contributo. E lascerei questa slide per focalizzarci nella successiva appunto su un dato più specifico. Quindi abbiamo semplificato, abbiamo messo le top e le bottom categorie per avere riferimento. Vedete che questo è un contributo, quindi il contributo a volume si legge quanto contribuisce questa singola categoria come aumento di tonnellate alla crescita complessiva dei formaggi. Quindi categorie di nicchia che però aumentano sempre più importanza nel peso imposto sono burrata e stracciatella, quindi connotati regionali che ormai si diffondono in Italia sempre di più e che i consumatori apprezzano, ma segnaliamo anche il primo sale, che sono prodotti un po' più legati alla linea, quindi ai prodotti un po' con meno calorie, così come la nicchia della feta, quindi un prodotto anche di altre non italiana, tipicamente. Invece sulla destra abbiamo riferimento, diciamo prima, sappiamo che mozzarella, mascarpone, crescenza, tutte queste categorie che in parte si usano per la preparazione hanno sofferto. Chiuderei questa parte e passerei alla parte successiva legata al peso variabile. Siamo sempre nella distribuzione moderna, peso variabile dicevamo relativo a prodotti del banco gastronomia o del libero servizio. Iniziamo pure con la prima slide. E abbiamo di nuovo contestualizzato a sinistra qual è stata l'evoluzione sui canali e a destra l'evoluzione sulle aree, sempre come volumi. Abbiamo sempre delle evidenze simili al peso imposto, perché sulla parte di sinistra, di nuovo, i super piccoli liberi servizi, anche per il peso variabile, sono quelli più in sofferenza, vedete, sono meno 7% a volume. I super grandi, insomma, sopra 1000 metri quadri sono quelli che tengono meglio. Viceversa, nella parte aree geografiche vorrei evidenziare di nuovo l'area 1 si conferma come un'area più in sofferenza, l'abbiamo già visto sul peso imposto, ma perché era stata molto positiva. È interessante invece l'area 4, perché pur calando l'area 4 ha avuto un calo abbastanza limitato, è un'area che sui prodotti a peso variabile pesa il 32%, quindi qui c'è un connotato geografico importante. Ancora nell'area 4 del nostro sud Italia, la parte del preso al banco gastronomia e del libero servizio è rilevante, quindi questo lo tenere presente per le nostre scelte. Passerei alla contestualizzazione successiva relativa all'evoluzione sempre dei mesi. Qui faremo una piccola nota diversa. Ecco, se guardiamo a sinistra, abbiamo indicato il lockdown. Ricordiamoci che proprio qui c'è un fatto particolare. Essendo il peso variabile legato al banco gastronomia e all'attesa, qui durante il lockdown c'è stato un effetto negativo, mentre viceversa prima avevamo detto il peso imposto era stato proprio positivo, perché la gente aveva poco tempo da fare in fretta, prendeva i prodotti già confezionati. Qui il peso variabile aveva sofferto durante il lockdown. Questo calo l'aveva subito un po' per tutto il 2020, inizio 2021. È vero che nell'ultimo anno ha confermato, specie come vendite e non promo, ancora una sofferenza, questa è una sofferenza, però vedete nella seconda parte dell'anno le barre in arancioni stanno a indicare che anche la parte promo era stata appunto negativa, e se vedete appunto nella parte alta ricordiamoci che le percentuali promozionali qui erano calate di circa 2 punti, quindi effettivamente il minor ricorso alla leva promozionale non aveva aiutato, e dovremmo tenerlo magari presente, perché effettivamente il richiamo promozionale qui può supportare, specialmente per un comparto di peso variabile che aveva un po' perso come fedeltà degli shopper, no? Quindi cercare di riconquistarselo anche usando la leva promozionale potrebbe essere importante per il futuro.
Se passiamo anche qui a contestualizzare nella slide successiva i comparti, sul lato destro abbiamo, emerge in negativo i formaggi duri. Allora, come duri intendiamo sostanzialmente i nostri prodotti della tradizione, quindi del parmigiano reggiano, il padano, il trentingana, quindi la parte di, proprio del nocciolo della gastronomia italiana, che nel peso variabile sono molto importanti. Quindi effettivamente questi hanno sofferto nell'ultimo anno, e sono quelli che contribuiscono in negativo, anche se è vero che anche gli stagionati, quindi i formaggi confezionati stagionati, hanno sofferto. Negli industriali, ricordo, rientra sempre la mozzarella, la crescenza e così via. In questo contesto non semplice, ecco, per il peso variabile che sarà appunto da recuperare nell'anno a venire, segnaliamo nei freschi spalmabili invece una nota positiva, e di nuovo delle nicchie relative a prodotti come primo sale, quindi poveri di calorie, o i tomini, che sono quelli tipicamente da cuocere, sono distinti in positivo e hanno dato un contributo. Chiudiamo questa parte del peso variabile con l'indicazione delle categorie di nuovo, quindi avremo l'ultima indicazione nella chart a seguire, con sempre le top 5 categorie più positive, e si confermano, diciamo, la burrata e il primo sale che abbiamo già visto. Quindi effettivamente sono dei trend trasversali, sia al peso in posto che al peso variabile, questi prodotti che vanno a arricchire lo scaffale e che danno anche un contributo anche a valore, perché sono prodotti a valore come prezzo tipicamente più alti. Poi segnaliamo anche i caprini, di nuovo una nicchia importante anche in Italia, specie nel nord Italia, e la feta e i tomini che abbiamo commentato poco fa, che sono tipicamente quelli da scuocere e da scaldare alla griglia. Sulla destra, di nuovo i duri che commentavamo prima, sono quelli parmigiano che hanno sofferto appunto nella parte del peso variabile, e poi la parte degli stagionati mentre che anche questi sono stati in lieve calo. Quindi sostanzialmente sono queste le categorie da tenere attenzione per il futuro. Abbiamo fatto quindi un excursus abbastanza, ecco, veloce sulla parte del performance della distribuzione moderna. Abbiamo parlato di distribuzione moderna. Ora, nell'ultima parte, quindi passerei alla successiva, vedremo le informazioni relative al canale discount. L'abbiamo trattato in modo diverso proprio perché così cogliamo meglio la performance di questo canale. Allora, sulla parte a sinistra abbiamo nella parte in alto il fatturato a valore del discount, e nella parte in basso la parte a volume. Allora, il primo messaggio è che anche il discount, come la parte moderna, ha un dato negativo, perché cala appunto dopo l'overperformance, addirittura è stato un più 12, legato nel momento del periodo del Covid, quindi scende a 1 milione di euro, però vedete che rimane molto dinamico. Sulla destra vediamo il peso del discount come canale sul totale è di circa è un 25,7. Tenete presente che la media Italia per altri comparti è più bassa, è poco superiore al 20, quindi effettivamente il discount per i formaggi è sopra media, è molto importante. Quindi è un canale assolutamente da tenere d'occhio, che il consumatore sta affrontando. È rilevante a valore, a maggior ragione a volume. Ovviamente questo dato volume del 34, che vedete nella parte bassa, è legato anche a una proposta di prezzi molto, molto, molto bassi. Tenete anche presente che nei discount trovano anche spazio in assortimento molti prodotti stagionati, che sono poi già porzionati, quindi inseriti nel peso in posto, Asiago, tutto questo mondo del porzionato, anche il parmigiano e così via, e quindi i volumi sono indubbiamente rilevanti, maggiori rispetto ai valori poi sviluppati. Passiamo poi all'indicazione sempre sui comparti. Abbiamo commentato che anche il discount, come gli altri canali, mostra sofferenza. Effettivamente il mondo degli industriali, quindi mozzarella, crescenze, ricotta, è stato quello nell'ultimo anno a calare, così come il mondo dei formaggi stagionati, che sono sostanzialmente quelli non freschi, ma quindi con una crosta, che sono anche duri, dal Emmental, Asiago e così via. E invece nella parte
positiva, segnaliamo di nuovo i freschi spalmabili, che sono indubbiamente, che pesano nel discount, ovviamente è stato sotto un 12%, e che sono stati ovviamente positivi. I freschi spalmabili si va dai spalmabili normali alla robiola, quindi tutti questi prodotti che sono sostanzialmente utilizzabili, sono freschi anche sostanzialmente. E anche qui, oltre ai freschi spalmabili, ritornano le alternative vegetali. E poi segnaliamo anche il mondo dei duri, quindi il mondo del parmigiano e grana. Quindi queste tipologie hanno lavorato bene in questo canale. Concludiamo adesso con le indicazioni relative nella serie successiva al contributo delle categorie, e di nuovo vediamo la parte a sinistra, ritornano questa nicchia, quindi effettivamente di stracciatella e burrata, che sono poi leitmotiv, effettivamente sono delle categorie che in modo trasversale stanno crescendo, quindi crescono per due motivi, sia perché i retailer, quindi le insegne, tengono più prodotti in assortimento, e sia perché poi lo shopper ne acquista di più, quindi è il fenomeno assolutamente combinato. Quindi le nicchie, burrata, stracciatella, poi la parte, diciamo, del primo sale. Interessante la parte del duro padano, ecco, che è certamente può aiutare il canale. E da ultimo i cottage per invece sono i fiocchi di latte, ecco, quindi sono prodotti, anche questi una nicchia la possiamo considerare, che sono interessanti, come crescita. Sulla destra, ecco, di nuovo, anche qui si conferma per il discount, un ridimensionamento di mozzarella e mascarpone, e quindi così come i stagionati, quindi in quest'anno torneremo con delle dinamiche un po' più tradizionali. Quindi io chiudo, ecco, questa parte sintetizzando come i formaggi si confermano pure in calo, un comparto molto importante, rimane sui livelli superiori a quelli di due anni fa, quindi assolutamente molto positivi. Ha dinamiche interessanti di crescita, in particolare per il peso imposto, quindi sul peso variabile, che comunque rimane importante, quasi il 40% dei volumi sviluppati, sarà importante anche recuperare un po' di appeal per lo shopper. Il canale discount è dinamico. Nella parte moderna segnaliamo, ecco, come l'area 1 ritorna a normalità, ma area 1 e area 4 rimangono aree molto importanti da presidiare per lo shopper. Ecco. Quindi chiuderei e lascerei poi la parola a Stefania e agli altri relatori. Grazie mille Edward, assolutamente. Devo dire, io ho letto le tue slide con molto piacere, perché da buona pugliese, insomma, leggere che la burrata e la stracciatella registrano comunque una crescita così nutrita, passami il termine, insomma, è sempre un motivo di orgoglio. E sicuramente poi effettivamente quello che tu hai raccontato ci ha un po' confermato quello che un po' sapevamo, cioè la decrescita, insomma, di mozzarella e mascarpone ci confermano che adesso facciamo meno pizza e meno tiramisù fatto in casa. Per cui, insomma, nonostante le varianti e un po' la situazione che chiaramente è ancora a tenere sotto controllo, piano piano mi viene da dire, insomma, che stiamo uscendo un po' dalla fase della, insomma, veramente pandemica, per cui speriamo che poi, insomma, vada sempre meglio. E poi, vabbè, sicuramente degli aspetti da sottolineare, ma magari quello poi ne parleremo direttamente con gli altri speaker, sicuramente che va avanti, galoppa il discorso del free from, del senza lattosio, insomma, delle intolleranze che chiaramente... Sono sempre di più, quindi ovviamente poi l'industria produttrice e anche la distribuzione di conseguenza poi si devono comunque adattare a queste nuove esigenze dei consumatori, così come poi vedo che aumentano anche le categorie, quelle appunto che tu dicevi, fresche e spalmabili, anche per una questione di versatilità, quindi la mancanza di tempo e la facilità, la maggiore facilità di utilizzo in cucina. E ricordo, credo, forse c'è già una domanda, aspetta, ecco perché stavo per dirlo. Chiedono se hai qualche dato consumer. Non so esattamente a cosa si riferiscono, chiedono se hai dei dati consumer Nielsen. Allora, abbiamo, in questo caso ci siamo focalizzati sui dati, ecco, delle vendite. In questo caso intendono le famiglie, ecco, le famiglie. In sintesi, non è oggetto di questa presentazione, ma sostanzialmente le famiglie italiane, quasi tutte le famiglie italiane che acquistano, ecco, formaggi, e quindi poi anche la parte che abbiamo visto, dicevi tu, senza lattosio, alternative vegetali, aiutano a raggiungere anche le famiglie che magari sono meno utilizzatrici di prodotti come i formaggi, quindi quasi la totalità. Certamente, commentando quello che dicevi tu prima, le famiglie con lockdown hanno avuto possibilità di scoprirsi i cuochi a casa, quindi utilizzarli anche con più frequenza e aumentare appunto la penetrazione delle famiglie che utilizzano il prodotto.
Ora torniamo alla novità, quello che già vediamo che comunque sia, ci portiamo dietro un'eredità, quindi effettivamente chi aveva cominciato, anche una parte di quelli che avevano, si erano scoperti, ecco, utilizzatori dei formaggi per il consumo, per il cucinare, poi questo tipo di abitudine la porta dietro. Ecco, quindi questo può essere interessante, non è oggetto di oggi, ma da tenere presente, quindi abbiamo attivato delle famiglie potenziali anche per il futuro. Ok, chiedono anche se all'interno della categoria mozzarella la decrescita è dovuta alla vaccina o a tutte le tipologie? Allora, in questo caso è soprattutto legato alla parte più utilizzata per le preparazioni, quindi per la mozzarella cookie, chiamiamola così, per la pizza, è quella che ha sofferto di più, ma era anche cresciuta molto, quindi è direttamente più la vaccina, ecco, rispetto alla bufala, per intendersi, per questo fenomeno che era successo. Ne abbiamo beneficiato, io la vaccina è quella che scende di più. Ok, l'ultima domanda velocissima perché poi altrimenti sforiamo troppo con i tempi. Come si è comportata la nicchia del formaggio grattugiato? Allora, il grattugiato lo sapete che ha questa commodity, no? Quindi aveva il vantaggio della posizionabilità essere già pronto. Quindi indubbiamente anche lui ha sofferto perché nel periodo lockdown comunque sia, è assolutamente comodo. Abbiamo visto che nel lockdown comunque i prodotti a peso variabile, il parmigiano e il padano erano calati. Quindi era cresciuto l'anno scorso, anche lui come gli altri prodotti a peso in posto è calato. Poi magari il numero esatto posso verificarlo, ma è calato, meno di mozzarella e ricotta, ma adesso ho offerto. Va bene. Allora, io ti invito comunque a rimanere con noi. Se poi dovessero arrivare delle altre domande, comunque non vi preoccupate, ce le potete inviare via mail e insomma le inoltreremo assolutamente ad Edward così che possa essere magari più esaustivo e rispondere alle vostre curiosità. E quindi a questo punto entrerei nel vivo del dibattito e della chiacchierata per una questione proprio di, insomma, di comodità, visto che i temi sono tanti, divideremo la discussione in due parti. La prima sarà focalizzata sui trend, le innovazioni di prodotto e la seconda più sul discorso di sostenibilità e packaging. Quindi, insomma, adesso darei la parola agli altri relatori, partendo da Matteo Torchio di Inalpi. Matteo, dimmi se mi senti, io ancora non ti sento e non ti vedo. Sì, buongiorno a tutti, Ah, io vi buongiorno Matteo, sento. benvenuto. Allora, Matteo, parlo con te, insomma, inizio da te, perché visto gli spunti che ci ha giustamente fornito Edward, insomma, tu rappresenti un'azienda, un colosso, insomma, del settore, e la prima domanda che devo farti, insomma, da azienda produttrice è qual è, insomma, il punto di vista come, insomma, di Inalpi su questi cambiamenti, cioè come è cambiato effettivamente il carrello, diciamo post-pandemia, perché mi piace, insomma, dire post-pandemia, anche se non ne siamo usciti completamente, e soprattutto, insomma, se ci confermi o ci aggiungi altri trend che voi avete registrato, insomma, negli ultimi 2 anni. Beh, intanto permettimi solo una breve parentesi, complimenti per l'organizzazione di questa tavola rotonda che è la seconda edizione, ma ha sempre dei bei temi sul piatto, delle belle persone con le quali fare delle chiacchierate, speriamo sempre più costruttive. E qui chiudo la parentesi. In Alpi mi permetto di portare un tema che è un po' differente rispetto alle normali, o meglio, alle più comuni industrie lattiero-casearie italiane, perché non presidia alcuni mercati che Edward ha raccontato in maniera precisa e puntuale, come solo Nielsen è in grado di fare, ma ne presidia ben altri. Quindi il mondo della mozzarella per noi è un mondo es sostanzialmente esploso. Quindi tutto il comparto della pizza dalla pandemia in avanti è stato sicuramente interessante da affrontare e portare anche lì alcuni temi di innovazione. Per quanto riguarda invece i formaggi fusi infetti piuttosto che i formaggi grattugiati, confermiamo effettivamente un andamento positivo che ovviamente con la fine, viva Dio, della pandemia che stiamo cercando di vivere tutti, ha portato un equilibrio e una sua coerenza più normale sul mondo di fare la spesa. Com'è cambiato oggi il modo di fare la spesa? Beh, lo viviamo tutti, direi siano la pandemia ha portato effettivamente una voglia di stare ancora a casa. Quindi riscoprire il focolaio domestico, quindi la volontà di mettere ancora le mani in pasta. Detto prima, abbiamo smesso di fare pizze e tiramisù. Sì, magari abbiamo ridotto un po' la quantità e quindi le volte, ma ecco, siamo tornati a cucinare. Questo ha portato noi, mondo dell'industria, a ripensare
e questo devo dirlo con plauso, insieme al retail, formati, soluzioni, ingredientistica e anche proposte. Quindi la possibilità di andare a studiare, a verificare insieme nuove offerte per andare a completare il display del libero servizio, area che noi di Inalpi presidiamo sicuramente di più rispetto al banco gastronomia, comunque al mondo del takeaway, se non con alcuni prodotti più regionali. È cambiato perché la domanda di prodotti locali ma sicuri, quindi la sicurezza, il tema della garanzia di prodotto, è qualcosa che viene ricercata molto dal consumatore, che però non vuole rinunciare al gusto e alla componente salutistica del prodotto. Quindi oggi il consumatore, o comunque tutti noi, non compriamo tanto per comprare, ma cerchiamo sempre di più un prodotto che possa coniugare sicuramente la componente servizio, sicuramente la componente di ricetta, sicuramente la componente salutistica e la volontà, il gusto che vogliamo trovare in quello che stiamo acquistando. È cambiato anche il mondo dei formati. È cambiato il mondo dei formati, per cui in momenti pandemici eravamo tutti piccoli food service, quindi avevamo tutti dei piccoli ristoranti in casa. Oggi siamo tornati a godere anche del momento di fare la spesa, e quindi il poco per volta e il piccolo per volta. Questo sta portando a sgrammare in maniera trasparente, e questo vorrei sottolinearlo rispetto alle ultime notizie delle ultime ore, i prodotti, quindi offrendo dei prodotti anche più diversi, quindi con ricette differenti. Penso al mondo che presidiamo dei fusi, con nuovi gusti che insieme al primo gruppo italiano abbiamo sviluppato insieme per una private label, però hanno garantito, hanno dato l'opportunità ai consumatori di poter affrontare il libero servizio con piccoli gesti d'acquisto al momento zero, mi voglio divertire. E forse questo senso è un'opportunità che l'industria ha potuto cogliere, sicuramente ha dato al consumatore nuovi stimoli, e a noi dell'industria sicuramente anche tanti altri, ecco. Ok, Matteo, ti stoppo un attimo perché hai detto la parolina magica che mi dai là, insomma, per vedo che stanno arrivando delle domande, poi magari, ecco, per evitare di sbrodolare troppo con i tempi, magari poi ve le faccio tutte alla fine, però a questo punto hai detto private label, siamo appena stati a Fiera Marca, per cui a questo punto sentiamo anche, insomma, le nostre catene. Abbiamo la fortuna di avere tanti, insomma, buyer oggi con noi. Partirei con, per una questione di galanteria e anche perché, insomma, magari vi chiamo alfabeticamente così non facciamo torti a nessuno, con Carla Brugnoni, responsabile gastronomia di Todis. Benvenuta Carla. Buongiorno a tutti, è un piacere essere oggi buongiorno, qui con benvenuta. Voi. Allora Carla, abbiamo sentito un po', siamo partiti con questa presentazione di Edward, adesso Matteo giustamente ci ha dato il punto di vista dell'industria produttrice, ha detto questa meravigliosa parola magica che è private label. A questo punto, visto che abbiamo un po' fatto uno scenario di quelli che sono i trend emergenti, io ti chiedo, quindi la marca del distributore come si sta organizzando alla luce di questi nuovi trend? Allora, per quanto riguarda i trend che voi, che il Nielsen ci ha indicato poc'anzi, noi sicuramente, parlo anche in maniera più specifica del banco gastronomia, sicuramente noi, per esempio nel nostro caso, abbiamo sviluppato il nostro marchio privato top di gamma che si chiama Arte delle Specialità, proprio sui trend che voi ci indicavate, che erano appunto le burrate, le stracciatelle, piuttosto che anche noi per esempio abbiamo un ottimo trend sul prodotto fior di latte, che è il fior di latte legato alla regionalità della referenza, che è appunto la Puglia, perché abbiamo sviluppato il nostro marchio proprio su anche una specifica regione che ci consente di dare anche un'indicazione precisa sulla provenienza della materia prima, che appunto è il prodotto pugliese. E abbiamo appunto anche il fior di latte con un formato importante che è da mezzo chilo, l'abbiamo proprio trasformato nel nostro prodotto a marchio top quality. La stracciatella, le burrate, come vi dicevo. Quindi cogliamo ovviamente questa tendenza che ci viene indicata dai dati che vedevamo poc'anzi. Anche nel libero servizio ovviamente
abbiamo seguito questo trend, quindi abbiamo uno sviluppo, poi diciamo, noi siamo, come dicevamo, ovviamente una catena discount, per cui la private label ovviamente la fa da padrone, perché noi la proposta, la nostra proposta assortimentale evidentemente è tutta private label. Il reparto nella quale, diciamo, diamo più spazio alla marca, tra virgolette, in maniera trasversale, che può essere dal formaggio al salume, è la gastronomia. E ecco perché poc'anzi indicavo che proprio diciamo nel banco gastronomia, dove ci potrebbe essere la concorrenza della marca, su questi trend positivi che ci indicavate siamo andati a formare, a creare il nostro prodotto a marchio. Per quanto riguarda il libero servizio, ovviamente essendo sostanzialmente il mondo dei formaggi quasi la totalità il nostro prodotto a marchio, quindi andiamo a coprire evidentemente tutte le tipologie di prodotti che voi ci indicavate, che può essere appunto la fettina, piuttosto che il prodotto stagionato, piuttosto che il parmigiano, il grano e quant'altro. Ribadisco, essendo noi una catena discount, però ovviamente la private label è il nostro faro, certo, che ci guida in tutte le scelte. Va bene, grazie mille Carla, poi dopo torno da te con altre domande. Grazie. Roberto Erriu, io ho sempre timore di sbagliare gli accenti, direttore acquisti freschi di Basco. Roberto, dimmi se mi senti. Sento, eccomi, Erriu. Benvenuto. Eccomi. Ecco, ti pronuncia, allora prima di tutto si pronuncia Erriu o Erriu? Che io ho sempre Erriu, Erriu. Erriu, perfetto, quindi ho sbagliato, molto bene. Ok, allora, faccio la stessa domanda anche a te, ovviamente. Perfetto, allora, noi, velocissimamente racchiudo la marca distributore, che per noi è stato un riferimento da anni, facendo parte di oltre 20 anni di Agorà, un riferimento più di... ci sarebbe a garantire miglior qualità a prezzo competitivo, quindi si è sempre infilata in mezzo tra la soglia d'ingresso e il prodotto a marchio. In realtà ormai da qualche anno la nostra azienda, un po' come tanti retailer, ha deciso di posizionare l'insegna verso l'alto e quindi ha deciso di iniziare un percorso che identificasse il prodotto a marchio come uno strumento per trasmettere un valore dell'insegna, e quindi ha deciso di lavorare nei reparti freschi e freschissimi, legando il marchio dell'insegna al prodotto. E da lì abbiamo cominciato un percorso che ci ha visto oggi con marchi anche regionali di territorio importanti, per presidiare in maniera forte e fidelizzare, modificando un po' la proposta commerciale, il nostro consumatore. Faccio un esempio su tutti. Ci siamo infilati nel 2016 in un'opportunità che ci si è aperta nel mondo latte, visto che una multinazionale ha rinunciato alle quote latte di Genova, della Liguria, anche se poi la Liguria non è terra di latte, no? Siamo riusciti a infilarci noi, siamo riusciti a prendere queste quote latte per trasformarle e fare formaggi a marchio nostro, seguendo un concetto di filiera garantita da noi. Oggi, per darvi un esempio, nel Banco Taglio la ricotta vaccino è solo 100% latte ligure. Quindi, nel senso, abbiamo esasperato un concetto di territorio, modificando la nostra marca privata, facendola a diventare un marchio del territorio legato all'insegna, e abbiamo cominciato questo tipo di percorso. Mi viene a sorridere perché Matteo, voglio dire, che ci ha seguito in questo percorso, anticipa forse un argomento che tratteremo dopo, però oggi con l'industria ci sediamo al tavolo e parliamo di queste cose. Cioè, oggi abbiamo troppi prodotti e meno progetti. Quindi in realtà... Magari su questo allora ci concentriamo dopo, così evitiamo di... Non quindi facciamo diciamo spoiler, quindi poi ci concentriamo. La nostra marca privata oggi è cambiata in funzione di un posizionamento dell'insegna che va verso l'alto e intercetta molto il territorio e la progettualità. Perfetto, grazie mille. Poi torniamo dopo sugli altri spunti. Adesso passerei la parola a Marco Magalotti, che è National Category Manager di Conad. Benvenuto Marco. Ciao Stefania, ciao a tutti, buongiorno, non so se mi vedete. Anzi, ben ritrovato, noi eravamo insieme anche l'anno scorso, insieme anche a Matteo, quindi ben ritrovato. Allora, ovviamente la domanda vale anche per te, come va? La marca distributore Conad, insomma, sappiamo già che sta andando molto bene, però a questo punto darci un po' magari una specifica sulla categoria dei formaggi, ecco. Sì, certo, come sapete
Noi puntiamo molto come azienda sulla marca del distributore. In generale, Tuttavia Negozio rappresenta un terzo delle vendite. Quando parliamo dei formaggi, la percentuale sale notevolmente, considerata che circa un 40% è la nostra market share complessiva nei formaggi. E questo è frutto del lavoro costante e continuo che abbiamo fatto negli anni, cercando di cogliere tutte quelle opportunità che abbiamo visto anche oggi da Nielsen, quelli che sono i trend emergenti, i trend consolidati del passato, e abbiamo sostanzialmente cercato di andare incontro a quello che poi alla fine erano le richieste e i bisogni del consumatore. Un asset strategico per noi è sempre stato e sempre più lo sarà l'italianità dei nostri prodotti. Considerate che quasi la totalità dei prodotti sono comunque latte d'origine italiana, quindi comunque sicuramente un aspetto che il consumatore, poi magari lo vedremo anche più tardi nel dettaglio, però che ha sempre cercato in questo comparto, e adesso dopo la pandemia vediamo che comunque lo continua a chiedere in modo importante, e su questo devo dire che noi siamo veramente molto ben focalizzati. Poi in generale noi abbiamo sempre avuto l'obiettivo di segmentare il più possibile l'offerta, andando a dare al consumatore un'offerta che sia mainstream piuttosto completa, quindi andando a toccare tutte quelle categorie di cui abbiamo parlato anche oggi, sia i colleghi, sia Nielsen, sia quelle che crescono, sia quelle che vanno un pochino meno bene, anche da un punto di vista appunto di convenienza, quindi di una presenza costante sullo scaffale e anche di un riferimento continuo con quello che poi magari può essere l'attore di marca di riferimento. Dall'altra parte, l'altra azione che abbiamo fatto negli anni, che stiamo cercando di potenziare il più possibile, è comunque andare a individuare quelli che sono bisogni emergenti, piuttosto che una segmentazione che porti più valore all'offerta complessiva, e quindi parliamo tutto il mondo salutistico, che sta letteralmente esplodendo dal senza lattosio al light, al proteico, piuttosto che andare verso l'offerta super premium, appunto perché comunque il consumatore, noi vediamo che si cerca le cose di convenienti, ma poi si vuole anche dare gratificazione. E in questo mi ritrovo in pieno con i dati visti prima, esempio della burrata, della stracciatella, piuttosto di tutti quei prodotti che comunque danno al consumatore una gratificazione e che lo portano anche a pagare, a spendere un euro chilo superiore a quello che sarebbe la media. Quindi ecco, nel complesso, queste sono le strategie che abbiamo in testa e quella che è la direzione che abbiamo in testa per il futuro, per i prossimi anni, e quindi riepilogando italianità, benessere, gratificazione, senza ovviamente dimenticare la convenienza. Perfetto, grazie Marco, torno da te dopo. Adesso darei la parola a Massimo Riezzo. Eccoci qua, responsabile ufficio acquisti di Despar. Massimo, pardon, lapsus. Massimo, benvenuto. Mi senti? Un attimo solo. Massimo, eccoti qua. Mi vedete? No, io ti sento ancora, non ti vedo. Ora ti vedo, perfetto, okay. Benvenuto. Ciao Massimo. Okay. Dicevo grazie a tutti per questa opportunità. Un po' i colleghi già prima mi hanno anticipato, diciamo, quello che sta accadendo nel mondo del mercato. Anche noi come Despar ci stiamo comportando nella stessa maniera. Stiamo cercando di qualificare quanto più possiamo l'area dei formaggi, che per noi all'interno del mondo freschi pesa circa il 40%, più o meno in linea con i dati che prima esprimeva il collega di Conad, e stiamo cercando praticamente di qualificare sempre di più tutto ciò che è la filiera, la filiera del prodotto, diciamo, nazionale, quindi qualificando sempre di più quello che è il ruolo della marca privata. Noi stiamo cercando di spingere molto sul banco assistito, dove oggi si riesce chiaramente a differenziarsi un po' rispetto al mercato. Abbiamo letto... Guarda Massimo, ti fermo un attimo perché quella era una domanda su cui volevo concentrarmi al prossimo giro, così riusciamo, cerchiamo di dare un po' la parola a tutti e poi magari nel secondo giro ci concentriamo di più su questo aspetto, di cui assolutamente mi interessa poi sapere su cosa state lavorando in Despar. Ok, perfetto. Comunque... Quindi se hai magari qualche altro, insomma, dettaglio da aggiungere sulla marca del distributore, se no poi magari sul resto torniamo dopo. Sì, allora, quello che dicevo prima, cioè noi cerchiamo sempre, da sempre, di salvaguardare quello che è la filiera nazionale, no? Quindi valorizzando il territorio, quello che dicevano un po' i colleghi di prima. E questo sta portando dei grossissimi frutti all'interno, quindi chiaramente siamo contenti di continuare a portare avanti questa linea. Poi... E niente, quindi più o meno mi hanno anticipato già i colleghi di prima, e quindi c'è poco da aggiungere, magari poi dopo nel prossimo. Ok, poi ci soffermiamo sugli altri temi. D'accordo. Perfetto, grazie Massimo. Grazie. Allora, darei la parola all'ultimo buyer che è qui con noi oggi, che è Marco Robecchi.
Eccoci qua, Buyer Category Manager Formaggi di Carrefour. Marco, mi senti? Eccoci, buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie. Buongiorno, benvenuto. Grazie per l'invito. Sono l'ultimo, hanno già detto tutto molto i miei stimati colleghi. Ti chiedo solo una battuta, allora così poi andiamo a sviscerare un po' anche gli altri. Anche per noi è molto importante, è una nostra strategica, la marca privata, e stiamo dando, nello specifico, stiamo cercando di dare un ruolo ben specifico alla parte del bancotaglio ed uno invece differente alla parte del libero servizio. Quindi nel libero servizio abbiamo molti marchi, c'è una declinazione molto di dettaglio, quindi il cuore di mercato con il marchio Carrefour è declinato sia sul benessere con Carrefour in forma piuttosto che Carrefour no lactose per i senza lattosio, e quindi c'è molta declinazione di dettaglio sul marchio del cuore di mercato Carrefour appunto. Poi abbiamo una fascia dedicata molto importante nel libero servizio, dove che è il reparto che la fa da protagonista per un'immagine prezzo, quindi abbiamo un marchio di fascia di gamma d'entrata su quale stiamo lavorando praticamente su tutte le categorie nell'ambito dei formaggi, dai duri ai freschi agli spalmabili, ancora infatti in fase di forte sviluppo. Invece per l'alta qualità abbiamo i nostri due cavalli di battaglia, un marchio assolutamente storico e di successo sul quale stiamo continuando a progettare sviluppo, che è il marchio Terra d'Italia, che è trasversale a tutte le merceologie dell'azienda naturalmente. Nel mondo dei formaggi le ultime novità sono state il lancio, che avverrà benissimo anche per noi, per un prodotto pugliese, quindi abbiamo sposato con un produttore di mozzarella di Gioia del Colle DOP il marchio Terra d'Italia in due formati, e lo faremo nel bancotaglio che è protagonista del marchio Terra d'Italia in modo un pochettino più importante rispetto al libero servizio, anche se nella parte del libero servizio non mancano i prodotti di punta di Terra d'Italia come Reggiano, Padano, nelle stagionature più importanti, piuttosto che le già super citate burrate stracciatella in forte crescita. Un progetto che vorrei citare come molto molto importante per noi, di grande successo dopo pochi mesi dal lancio, è marchio filiera qualità Carrefour, che per noi fino a ieri è stato un marchio di prodotti non trasformati, quindi dedicato sostanzialmente a ortofrutta, carne e pesce. Lo abbiamo un po' sdoganato, quindi stiamo cercando di dedicare la filiera, un po' come ho sentito dal collega Di Basco, se non ricordo male, quindi stiamo usando ad esempio il latte di filiera qualità Carrefour certificato per produrre formaggi freschi. A breve verrà un lancio su Stracchino e Crescenza marchio filiera, e invece negli ultimi mesi abbiamo lanciato il parmigiano reggiano di montagna 24 mesi a marchio filiera Carrefour, dove non si parla tanto di prodotto, perché il parmigiano sappiamo bene che ha già un sacco di certificazioni e di sicurezza alimentare ben note, ma abbiamo lavorato sulla materia prima, quindi un parmigiano fatto da allevamenti caratterizzati da un benessere animale e mucche che vivono in stato di libertà piuttosto che non alla catena, un latte con determinate caratteristiche e bestiame con un bassissimo utilizzo di antibiotici e un'alimentazione particolare, quindi anche priva di OGM. Perfetto. Grazie Marco. Allora farei adesso un secondo giro. Vi chiederò, so che vi chiedo uno sforzo enorme di essere più sintetici possibile, perché chiaramente siete tanti, i temi da affrontare sono molteplici, per cui vi chiedo di fare semplicemente uno sforzo, insomma, per essere più sintetici possibile. Matteo, torno da te. Ti faccio una domanda che in realtà noi ci conosciamo già da qualche anno, per cui ti faccio una domanda che in realtà per me è un po' una retorica, però è giusto insomma parlarne. Parliamo di innovazione, che poi è nel DNA di Nalpi, però insomma è sicuramente uno degli asset su cui bisogna puntare. Ma insomma vorrei che ci raccontassi anche un po' tutto quello che voi fate, perché insomma parlare di chiedere a te di innovazione, so che potremmo stare qui a parlarci un'ora, per cui soprattutto a te chiedo di essere un pochino più sintetico rispetto insomma a quello che poi è il tema. Allora, sì, effettivamente innovazioni fa rima con Inalpi, nel senso che mi fa molto piacere soprattutto affrontare il tema dell'innovazione raccontandola come un approccio, una sinergica collaborazione che abbiamo instaurato nel tempo col mondo della distribuzione. Così ti anticipo già anche magari qualche tuo suggerimento dopo, quindi la volontà di essere insieme e cogliere gli spunti, svilupparli e metterli realmente in campo pancia a terra con quello che poi è le esigenze del mercato. Un mercato che negli anni 50 l'industria voleva raccontare alla distribuzione come doveva essere interpretato,
mercato e oggi siamo noi industriali che dobbiamo ascoltare chi tutti i giorni alle 6 del mattino tira sulle serrande e conosce effettivamente i propri consumatori. Noi abbiamo fondato un laboratorio di ricerca e sviluppo, si chiama InLab Solutions, che peraltro avrà una sua prima inaugurazione martedì 26 aprile, dedicato completamente all'innovazione, a cogliere le esigenze della distribuzione, a cogliere le esigenze del mondo dell'industria, quindi anche per Inalpi ovviamente è strategico ed importante per valorizzare al meglio la nostra filiera del latte, dove facciamo ricerca e sviluppo vera. Quindi impianti, microimpianti pilota, laboratorio analisi e tecnici che realmente mettono le mani sul prodotto, sul packaging, sulla conservabilità del prodotto, sulle componenti di servizio e sulle componenti nutrizionali. Tutto questo cerchiamo di portarlo poi al libero servizio, e lì è il mestiere più complicato. Io faccio marketing e pubbliche relazioni, quindi lascio il mondo delle vendite ai miei colleghi che parlano con i buyer oggi qui in questa tavola virtuale, però portare questa innovazione realmente allo scaffale del libero servizio dei retailer. Quando c'è, quando è vera, il consumatore fa wow. E questa forse è la cosa più bella, la cosa più importante da poter cogliere. Tre sostanzialmente i lanci di quest'anno, quindi fettine e gourmet, quindi siamo nel mercato dei fusi, valorizziamo localismi e formaggi DOP italiani, grana padano, gorgonzola, pecorino stagionato e scamorza affumicata, sicuramente il mondo del lactose free per noi è innovazione, ma chiaramente sfondiamo un portone oramai aperto. Yogurt biologici, qui mi collego a quello che ha detto prima Roberto, quindi siamo nell'Alta Val di Vara, territorio ligure, un prodotto super tradizionale, ma la volontà dello stabilimento è stata quella di abolire totalmente l'utilizzo di plastica nei vasetti, quindi 100% carta. E poi entriamo nel mondo degli spalmabili dolci con Sweet Milk, quindi è un prodotto a sé, quindi non è cacao, non è nocciole, non è una rivisitazione degli amici di Alba, ma è un prodotto completamente differente, latte da spalmare. E l'anno prossimo vediamo cosa salta fuori dal cilindro, ecco. Vabbè, a questo punto, Matteo, visto che hai già spoilerato un po', l'altra domanda che volevo farti, a questo punto per concludere ti chiedo, quindi l'azienda produttrice Inalpi che cosa chiede al mondo della distribuzione oggi? Beh, quello che chiediamo da sempre è sediamoci a un tavolo, mettiamo veramente, veramente sul piatto quello che hanno bisogno i clienti dei supermercati, della distribuzione moderna e della distribuzione organizzata, e capiamo che cosa possiamo fare. L'industria oggi deve essere flessibile, e che forse è un po' un ossimoro con il termine industria, ma oggi è necessario e non è più dirimente. Cogliamo gli stimoli che i buyer, che le persone che sono dall'altra parte del tavolo ricevono dai colleghi delle vendite, anche loro, ma dei loro punti di vendita, mettiamoli insieme e ragioniamo su dei progetti. Colgo sempre alcuni temi che Marco Magalotti e Roberto Rio hanno tirato sul tavolo. Alziamo la mano e facciamoci sentire su dei progetti che non siano solo ho inventato il prodotto X e lo porto e voglio importarlo al tuo scaffale, ma capiamo insieme che cosa io posso essere di valore aggiunto per te, componente della distribuzione italiana, perché altrimenti forse non abbiamo tanta strada da fare. E parlo per Inalpi, che è sicuramente un colosso nella lavorazione quotidiana del latte, un po' meno nella marca, ma vi assicuro che ci arriveremo con calma, facendo piccoli passi arriveremo a distribuire il marchio Inalpi, perché è una marca che ha un manifesto che oggi è complementare alle richieste del consumatore in termini di tracciabilità, in termini di sicurezza. E quindi ricollego a ciò che ha detto Marco Robecchi prima, la volontà di avere una sicurezza, una filiera sicuramente trasparente. Sono componenti che il consumatore cerca, Inalpi ha, ma Inalpi ha tutto ciò che è il controllo sulla filiera latte, sulla selezione delle stalle, sulla ricerca e sviluppo stringente dei protocolli che oggi sono veramente unici a livello europeo, da mettere a disposizione del sistema distributivo italiano. E quindi quello che chiedo è veramente troviamoci, facciamo la lista della spesa e mettiamo insieme i pezzi di un puzzle che sarà davvero incredibile.
Va bene, allora a questo punto vediamo cosa ti risponde la distribuzione, ce l'abbiamo qua, interpelliamo direttamente. Speriamo. Cominciamo da Carla, Carla Brugnoni. Carla, mi senti? Ok, mi senti? No? Eccoci, eccoci. Allora Carla, hai sentito, insomma, Matteo ha fatto un appello molto accurato e molto sincero. A questo punto io ti dico, ti chiedo come rispondi tu all'appello di Matteo e soprattutto... Tu come distribuzione che cosa chiedi però alle aziende produttrici? Perché è chiaro che ci deve essere un dual test. Certo, allora, per quanto diciamo la collaborazione, diciamo la parola magica in, diciamo ormai negli ultimi anni, ma soprattutto poi nei momenti difficili, come sicuramente sono stati gli ultimi e come purtroppo è in questo momento, è sicuramente la collaborazione tra l'azienda che produce e diciamo la grande distribuzione, che è colei che raccoglie, diciamo, le richieste da parte dei consumatori. Per cui è lo studio, partendo dalla qualità dei prodotti, dalla tracciabilità dei prodotti, che ovviamente oramai, come sentivamo prima anche dai colleghi, oramai per tutti noi è un percorso che seguiamo tutti e che mettiamo alla base di tutte le richieste che facciamo alle aziende che producono i nostri prodotti. L'italianità, laddove è possibile ovviamente sviluppare un prodotto che abbia delle caratteristiche che partano da materia prima che è italiana, e cercare insieme anche di andare incontro a quella che è la richiesta da parte del consumatore, ma se mi permetto di dire anche da parte oramai della terra, del mondo, che è della sostenibilità dei PEC, perché sicuramente oramai un punto sul quale soffermarsi, fermo restando, come diciamo poc'anzi, la qualità, la materia prima, la tracciabilità, che è fondamentale, ma che oramai sono anni, che è una strada che perseguiamo, è sicuramente, parlo ovviamente dei prodotti per lo più confezionati, è il rispetto della terra, per cui PEC sempre più sostenibili e a un costo che sia sostenibile. E guarda Carla, su quello poi magari ci soffermiamo nell'altra parte, però perfetto. Hai fatto benissimo. Sicuramente il punto comunque oramai fondamentale, certo. Perché gli altri, per passatemi il termine, oramai li diamo, diciamo, per presi, quindi certo. Qualità, laddove ovviamente ribadisco è fattibile la provenienza del prodotto italiano, ma sicuramente un altro punto di cui parleremo dopo è quello del PEC, della sostenibilità da quel punto di vista, ai giusti costi. Assolutamente. Vedo una ricerca da parte dell'azienda ovviamente che produce. Perfetto. Roberto? Lo spunto che cercavo prima da Matteo, bene, è arrivato adesso, lo dico velocemente, noi abbiamo cambiato... velocemente l'organizzazione dell'ufficio acquisti. Per noi il buyer non esiste più, esiste un buyer category, cioè uno che lega al mercato, che capisca il bisogno del consumatore e scali verso l'alto. È ovvio che con multinazionali è difficile, ma ci sono tanti progetti che partono da prodotti, territorio, sostenibilità, che devono partire dal basso e non dall'alto e scalare verso l'alto. Noi abbiamo categorie sovraffollate, abbiamo categorie che non riescono a coprire il bisogno del consumatore. Questo perché spesso non siamo bravi a leggerlo. Cioè, il business oggi non parte più esclusivamente dalla negoziazione pura del prodotto. Oggi, per fare business, bisogna partire dalla copertura del bisogno del consumatore e da lì scalare verso l'alto. I progetti di cui parlava Matteo sono proprio nati in questo modo qua. Abbiamo letto il bisogno del consumatore e siamo andati a costruire qualcosa che realmente servisse a quella categoria per creare una copertura di bisogno appropriata. Troppo spesso abbiamo, e qui voglio dire, io ormai sono quasi 30 anni che faccio questo mestiere, abbiamo negoziato prodotti che non si vendevano pur di ottenere degli obiettivi diversi da quelli che erano quelli attuali. Oggi il business, il sistema di lavoro è cambiato radicalmente. Quindi dobbiamo sederci con l'industria, interpretare quello che il consumatore oggi ha bisogno e da lì costruire, né più né meno. Perfetto, grazie mille. Sono sintetico, Roberto. Il più possibile. Bravissimo, così vi voglio. Marco Magalotti? Guarda, mi ricollego a quanto appena detto da Roberto. Secondo me è fondamentale che quando anche l'industria di marca viene da noi, cominci a ragionare di quello che vuole il consumatore, anche nel fare innovazione, capire veramente quanto innovazione poi alla fine ha un percorso lungo e duraturo, non tutto quello che poi dopo un anno già cambiano e già
già viene accantonata e messa nel dimenticatoio. Per cui da questo punto di vista è fondamentale, secondo me, che l'industria faccia giusta innovazione, non esagerata, perché comunque lo scaffale è quello, non è che è a fisarmonica che si allarga e si stringe, e soprattutto che continui a investire in termini di comunicazione, di media, su tutti i social, su tutto quello che oggi è la comunicazione di touch point che arriva al consumatore finale. Dall'altro lato, invece, come diceva anche Carla, lato industria, però più i nostri partner, più co-packer che si aiutano nello sviluppo delle MID, che si aiutano anche ad entrare in mercati che magari come marca del distributore sono ancora lontani da noi, quello che chiediamo è il rapporto che sostanzialmente ha messo oggi sul tavolo Matteo, quindi una piena collaborazione a 360 gradi sul prodotto, sull'idea, sullo sviluppo, sulla sostenibilità economica e poi anche, che poi ne parleremo approfonditamente anche più avanti, però non ultimo, la sostenibilità a tout court, perché comunque che sia una sostenibilità in termini di filiere, di latte italiano, di sociale, che sia sostenibilità del packaging, è fondamentale che anche noi distributori incominciamo ad arrivarci, perché il consumatore ce lo chiede, tanto poi alla fine, per evitare che tutta l'innovazione di cui parlavamo prima, della marca, dell'industria, che poi finisce nel dimenticatoio, è fondamentale parlare al consumatore. Se abbiamo lui ben in testa, probabilmente riusciamo a cogliere quello che ci chiede, quello che è il suo bisogno. Quindi un prodotto innovativo un anno, l'anno successivo non viene accantonato. E per cui questo è uno strumento che ovviamente dovremo andare sempre di più a considerare nello sviluppo dei nostri progetti, dei nostri prodotti. E i partner, quello che io chiedo ai partner è dateci aiuto, dateci una mano, noi cerchiamo di sollecitarvi, ma voi stessi cercate di comunque portarci delle istruzioni che possano andare incontro a questa esigenza che inizia a diventare determinante. Tutto qua. Ok, perfetto. Grazie Marco. Massimo? Mi sentite? Sì, ti sentiamo bene. Per noi il driver dell'innovazione è importantissimo, quindi siamo sempre disponibili ad ascoltare, no, l'industria e cambiare un po', diciamo, il nostro scaffale cercando di andare incontro alle esigenze del nostro cliente. Noi lo stiamo facendo anche molto con i piccoli e medi produttori italiani. Per esempio, faccio un esempio di innovazione: all'interno del nostro assortimento abbiamo generato una linea special edition, no? Che quindi è una linea top quality, all'interno cercando con dei piccoli produttori di qualificare sempre di più i territori o la riscoperta di qualche prodotto che ormai sul mercato non si vede più. Non lo so, faccio un esempio: quest'anno, nel 2021, abbiamo ripreso un prodotto della zona del Valtaleggio, che è lo Strachitunto, che era quasi un prodotto sconosciuto, diciamo, no, se vogliamo, al pubblico. L'abbiamo caratterizzato con una stagionatura, con un'affinatura particolare, l'abbiamo messo sul mercato ed è stato praticamente un grossissimo successo. Quindi per noi innovazione significa questo: fare qualcosa di diverso, quindi differenziarsi rispetto, diciamo, ad altri competitor. Mi può scusare la collega Brugnoni che lavora con Todis nella parte discount, ma noi abbiamo praticamente un'aggressione da parte del discount, quindi dobbiamo per forza, no, retail, cercare di fare qualcosa di diverso, no, per salvaguardare comunque le nostre vendite. E questo è uno dei miglior modi per differenziarci e per portare avanti la propria politica o strategia. Ok, perfetto, grazie Massimo. Marco Rubecchi? Eccomi, ma aggiungo che dobbiamo avere del coraggio, noi all'industria, nel senso che oltre ad ascoltare il consumatore dobbiamo creare il bisogno, dobbiamo avere la forza e il coraggio di scommettere su dei bisogni che magari non ci sono o non sappiamo che esistono. Noi ad esempio nel nostro piccolo stiamo cercando di affrontare il tema aperitivi con l'obiettivo di prendere una fascia di consumatori, magari i più giovani, che sono un po' lontani dal mondo del formaggio classico, perché di innovazione di prodotto non ce n'è. Quindi stiamo cercando di stimolare l'industria anche per cercare di creare, per esempio, dei kit di degustazione, in modo da dare al consumatore l'opportunità di assaggiare più prodotti, magari di una qualità medio-alta, senza impegnarsi a dover acquistare mezzo chilo di prodotto per ogni tipologia. Magari dei kit ci può aiutare anche in questo, l'industria del packaging, creando delle confezioni ad hoc con un impatto
minimale possibilmente e creando appunto il bisogno. Su questo noi ci stiamo già lavorando, abbiamo già cercato di stimolare l'industria che la cui prima risposta è stata un po' di paura di quelli che sono i costi, però dobbiamo affrontarli, dobbiamo cercare di crearlo anche il bisogno, mi ripeto, certo. Perché poi a livello di prodotto abbiamo fatto tutto, credo, tutti ci stiamo muovendo, ognuno con la propria strategia per dare le migliori assicurazioni sulle filiere, sulla qualità, eccetera, eccetera, e sul territorio. Noi abbiamo una rete nell'organizzazione dedicata alle regioni, abbiamo degli assortimenti declinati per cercare di tutelare i piccoli produttori, le piccole tradizioni, abbiamo degli assortimenti delle volte sul singolo punto vendita addirittura per far vivere piccoli produttori che in quell'area sono riconosciuti. Dobbiamo lavorare insieme, ma ripeto, bisogna avere un po' il coraggio per scommettere su novità e mettere da parte altro che non funziona. Non si può sempre aggiungere, l'industria e la marca spesso vuole sempre avere maggior visibilità sugli scaffali. Questo non è possibile, gli spazi sono quelli e nella categoria è sovraesposta, quindi bisogna avere il coraggio di scommettere sul nuovo e mettere da parte qualcosa che funziona meglio. Perfetto, grazie Marco. Allora, a questo punto, insomma, dai vostri interventi è venuto, insomma, emerso prepotentemente il tema della sostenibilità, per cui mi sembra doveroso adesso chiamare in causa Aldo Galbusera di Silder. E nel frattempo, Matteo, hai preso nota? Hai preso nota di tutto? Ho scritto tutto. Bravo. Allora, Aldo, benvenuto, tutto. Senior Marketing Manager di Silder. Grazie Stefania. Qui, benvenuto. Ecco, e a questo punto ti ho anticipato un po' i tempi, ma visto che insomma la chiacchierata insomma era ormai ha preso questa strada e voi siete insomma un colosso, un'azienda comunque produttrice comunque di imballaggi, di packaging, hai sentito un po' le esigenze dei nostri buyer, quindi insomma so che voi siete molto molto attivi nel comparto dei formaggi, per cui ti chiederei appunto innanzitutto il tuo punto di vista rispetto a queste richieste che ci hanno fatto i buyer, su quali aspetti voi vi state concentrando, su cosa state lavorando per poter offrire appunto, per poter insomma rispondere a questa esigenza di avere dei packaging sempre più sostenibili a un costo sostenibile, ecco. Scusate il giro del gioco di parole. Sì, innanzitutto grazie perché ho trovato la discussione molto interessante, anche se la parolina sostenibilità è venuta fuori molte volte. Sarebbe interessante capire e dare un valore un po' più oggettivo a questa parola, no? Perché io, da esperto di packaging, spesso mi innervosisco guardando la televisione, le pubblicità, questo e quell'altro, e sentendo parlare di sostenibilità di qua, sostenibilità di là, senza un'effettiva definizione di cos'è la sostenibilità, di che cosa stiamo parlando. L'importanza di comunque, prendiamo per il momento questa accezione anche un po' generica, assolutamente imprescindibile la sostenibilità, un messaggio che il packaging può e deve assolutamente avere e avere come caratteristica principale. Diciamo, senza questo messaggio di sostenibilità che può andare in diverse direzioni, riduzione dei materiali impiegati, riduzione delle energie, la gestione del fine vita del prodotto, del packaging dopo l'utilizzo, no? La riciclabilità è un'altra parte di questa parola. Ecco, sono assolutamente fattori imprescindibili, ma è dall'altra parte assolutamente imprescindibile il compromesso zero, vale a dire il ruolo primario del packaging è quello di essere uno strumento di conservazione e di protezione del prodotto durante tutta la supply chain. Non dimentichiamoci che per quello che le statistiche che si leggono, più del 50% dei formaggi DOP italiani vengono esportati, ok? E non solo esportati in Svizzera, ma vengono esportati anche in Giappone, negli Stati Uniti o via di seguito. Quindi la funzione primaria del packaging è quello di dare ai produttori di formaggi delle DOP italiane, dei formaggi italiani che vengono esportati, anche qualche cosa che protegga il prodotto e che assolutamente sia compatibile non solo con la legislazione italiana, perché qui entriamo allargando sempre di più il discorso della sostenibilità, non con la legislazione italiana, ma che sia compatibile anche con una serie di legislazioni fatte dagli stati e dalle comunità europee, spesso in contrasto tra di loro, ok? E non ultimo anche che moltissime, la quasi totalità delle aziende di grande distribuzione hanno stabilito delle guideline, questo materiale sì, questo materiale no, spesso
non tenendo conto magari degli sviluppi che ci sono e non tenendo conto della possibilità di come si chiama della possibilità che certi materiali, no, che certi materiali possono svolgere un ruolo, possono avere un ruolo assolutamente importante. In Germania il polipropilene è il top, il PET è assolutamente visto male, in Inghilterra è l'opposto, cioè ci sono diciamo regole un po' in contrasto. Comunque, dovunque noi andiamo, dovunque noi parliamo, specie per quanto riguarda il materiale di confezionamento e i sistemi di confezionamento, la sostenibilità con questa grande accezione è assolutamente importante. Cosa stiamo facendo ora? Passando da questa accezione generica, stiamo lanciando una dichiarazione, una certificazione di sostenibilità. Environmental Product Declaration sarà applicata al packaging e in questa dichiarazione verranno misurate non soltanto diciamo dei messaggi generici, ma dei valori assolutamente oggettivi in merito all'emissione di gas serra, la riciclabilità del prodotto, l'impatto ambientale, considerando tutta la supply chain, inclusi i trasporti, incluse tutte queste cose, i costi energetici, i consumi energetici, e tutto questo darà, darà atto a qualche cosa che potrà essere anche comunicato sul packaging, ok? Per cui non si parlerà più soltanto questo è più sostenibile dell'altro, ma si tratterà veramente di misurare se io prendo questo prodotto, sto consumando tot CO2, cioè sto facendo emissioni di CO2 di questo livello, sto consumando questo livello di energia, ho questo impatto sull'ambiente e quindi il tutto muoverlo da una componente assolutamente soggettiva a una componente misurabile ed oggettiva anche dal consumatore finale. Ok, perfetto. Grazie Aldo. Poi torno da te con un altro paio di domande. Adesso tornerei comunque dai buyer, visto che già prima ci stavate un po' raccontando quello che state facendo, perché comunque la sostenibilità, come ci raccontava insomma Aldo stesso, racchiude vari aspetti. Non è soltanto il packaging, ma anche la tracciabilità di filiera, la trasparenza. Quindi dal punto di voi cosa state facendo, insomma, come catene, per insomma andare incontro a questa richiesta dei consumatori e quanto secondo voi oggi è diventato importante nelle decisioni di acquisto l'essere comunque green, l'essere sostenibili. Quindi ricomincerai il giro da Carla, che ne stava già parlando prima. Carla, non ti sento. Sì, eccomi. Eccoti. Per quanto riguarda il noi stiamo lavorando sicuramente sulla tracciabilità del prodotto, nei prodotti confezionati stiamo parlando, partiamo sicuramente dalla tracciabilità del prodotto, dalla sicurezza del prodotto e dal comunicare sui nostri pack quello che il discorso di costruzione del prodotto che abbiamo fatto, che ha come basi questi aspetti fondamentali, che sono appunto la tracciabilità, la tracciabilità, le provenienze delle materie prime, l'attenzione al produttore, come dicevamo anche poco fa i colleghi del piccolo produttore, e cerchiamo quindi di costruire il prodotto che abbia queste caratteristiche, comunicandolo però anche sulla confezione, perché appunto, come dicevamo, se non lo comunichiamo, noi possiamo fare un prodotto bellissimo che ha tutte le caratteristiche, ma se non lo comunichiamo al consumatore, per noi, diciamo, discount, che come dicevo poc'anzi, la private label comunque le referenze di private label sono la maggior parte dei prodotti presenti nel nostro assortimento, è sicuramente fondamentale, perché noi col nostro prodotto a marchio sostanzialmente vendiamo i nostri prodotti, non abbiamo il traino della marca, passatemi il termine, nel vendere il prodotto, per cui la comunicazione sul prodotto è fondamentale, come è fondamentale evidentemente la costruzione del prodotto, perché se noi poi facciamo viceversa un pack bellissimo, ma il prodotto poi sostanzialmente non c'è, evidentemente andiamo a portare il consumatore
a non avere fiducia nel nostro marchio e nella nostra, e nella nostra, e nella nostra insegna. Per cui questi, diciamo, la costruzione del prodotto, andare a, a capire le esigenze del consumatore anche a livello magari di nuovi mercati, perché come dicevamo poc'anzi, sicuramente nel mondo dei formaggi, evidentemente nel momento in cui si, diciamo, possiamo scoprire alcuni prodotti della tradizione che però fanno parte comunque, sono comunque delle nicchie a livello di vendita, per cui andare a cercare, diciamo, quei nuovi mercati e qui in collaborazione evidentemente con i produttori che ci possono dare, diciamo, anche dei prodotti che abbiano una sostenibilità a livello anche di fatturati e che quindi di messa in vendita sul, sul libero servizio, parlando ovviamente in questo caso di confezionato, che ci consentano di andare a, a dare una proposta al consumatore sempre più ampia e ricca, andando a, a scoprire magari dei nuovi mercati. Perfetto, grazie Carla. Come Roberto? Potrebbe essere adesso il Proteco, per capire, per fare un esempio pratico. Ok, un esempio pratico, perfetto. Grazie Carla. Roberto? Al dottor Galusera, perché mi ritrovo molto nei concetti che ha espresso, nel senso che un packaging sostenibile deve soddisfare principalmente per noi due requisiti: uno, la riciclabilità del prodotto a qualsiasi livello, quindi non solo vaschetta, film, etichetta e via dicendo, e poi essere sostenibile in tutto il suo processo di produzione, cioè quindi da quando viene prodotto a quando viene smaltito. Quindi per noi la sostenibilità, e sarà un concetto secondo me che nei prossimi anni uscirà in maniera forte, sarà non soltanto che quel prodotto riesca a riciclarlo in questo modo, ma quel prodotto ha generato delle cose per arrivare su uno scaffale di un supermercato che devono essere sicuramente guidate un po' dall'industria, ma sicuramente le scelte della distribuzione anche per fare un certo tipo di comunicazione, perché poi entrano in gioco i bilanci sostenibili, entrano in gioco tutta una serie di situazioni dove sicuramente la distribuzione dovrà porre un occhio di riguardo che magari fino ad oggi non ha posto. Due considerazioni e sarò velocissimo: la pandemia sicuramente ha accentuato il bisogno di andare alla ricerca di prodotti sostenibili, perché quando siamo in un regime di debolezza il consumatore cerca, voglio dire, punti di difesa dove riesce e li ha manifestati in maniera forte. E la seconda cosa è che oggi il problema vero, e speriamo che passi velocemente, è che questo processo è rallentato in maniera evidente da quella situazione che si sta venendo a creare legata alle materie prime, dove in realtà, secondo me, se non ci fosse questa situazione saremmo molto più avanti sotto tanti aspetti. Perfetto, grazie Roberto. Marco Magalotti. Scusami. Sì, certo. Posso aggiungere un commento? Assolutamente, siamo qui apposta. Da Roberto e da Carla. Il packaging è un veicolo fondamentale, specie per una parte, quella da peso imposto, insomma, del libero servizio. Il packaging sempre di più diventerà uno strumento di comunicazione. La digitalizzazione, che è sempre più comune, no? L'altro giorno ho visto mia moglie davanti che faceva le foto al frigorifero, ma non stava facendo le foto perché si era scaricato un'app di valutazione dei prodotti. Non so che veridicità avesse questa app, io non lo so perché l'ha scaricata. L'ho scaricata anch'io. Ecco, no, nessuno di noi sa chi ha fatto questa app e quali contenuti siano stati inseriti in questa app per dire che questo è prodotto. Io ammetto che l'ho usata per le uova di Pasqua, per scegliere l'uovo di Pasqua per mio figlio. Avete visto, cioè, ecco, io non sono giovane come Stefania e mia moglie è la mia età e quindi è anche, non è una nativa digitale, però era davanti al frigo con l'iPhone che scannerizzava tutti i prodotti per vedere se aveva comprato bene o male. E lo faceva tramite qualche cosa che collegava il prodotto tramite il packaging a questa app. E questo è fondamentale, no? Prima cosa. E la seconda cosa, diciamo una valutazione più olistica, più a 360 gradi dell'impatto ambientale del packaging. Sono d'accordo con Roberto, riciclabilità da una parte, il fine vita e tutto quanto, no? Ecco, volevo soltanto lanciare un messaggio. Attenzione, i tempi per quanto riguarda l'implementazione di questi processi non saranno 10 anni. Saranno tempi, secondo me, esponenzialmente molto veloci nei prossimi anni.
La riciclabilità per Silder, abbiamo preso degli impegni al 2025, tutti i prodotti riciclabili con almeno il 30% di materiale riciclato e tutte queste cose. Quello per noi è, tra virgolette, è lì, ormai è una cosa che diciamo, è una priorità assoluta, per forza, no? Ma già ragionare in termini di misurazione di emissione di CO2, di utilizzo di energie e comunicarlo al consumatore tramite una digitalizzazione del packaging, ecco, questo è secondo me fondamentale e sarà velocissimo. Grazie, grazie. Scusate Giulia. L'interruzione. No, hai fatto benissimo, anzi, questa è una chiacchierata aperta, per cui chiedo anche insomma a Matteo Torchio, che è ancora collegato con noi, se vuole poi aggiungere qualcosa magari a fine giro sul discorso della sostenibilità, che so essere un altro tema che gli sta molto a cuore, è benvenuto anche un suo intervento. Posso intervenire, infatti, no? Proprio in virtù di quello che stavamo dicendo, noi per esempio abbiamo dei QR code che rimandano alla filiera di produzione del prodotto o su come può essere utilizzato il prodotto diciamo in cucina, ma anche delle indicazioni dell'ecosostenibilità del pack con il quale il prodotto è stato confezionato, proprio in virtù della digitalizzazione di cui stavamo parlando. Perfetto, grazie Carla. Allora riprenderei da Marco Magalotti, che avevo interrotto prima. Prego Marco. Sì, no, indubbiamente mi ritrovo in tutto quello che hanno detto i colleghi. In Conad la sostenibilità la viviamo in questa maniera, nel senso che, come anticipavamo un po' tutti all'inizio, siamo molto attivi sulle filiere, sull'italianità, sulla tracciabilità, e questo noi lo intendiamo all'interno comunque sempre di una sostenibilità to cura a 360 gradi sul prodotto, perché comunque è vero che c'è il packaging, però è fondamentale poiché il prodotto all'interno abbia dei valori, dei requisiti che poi fanno sì che, come anticipava Carla, che il consumatore una volta che l'acquista lo va a riacquistare anche. Il packaging sì, ha due funzioni fondamentali, come anticipava Aldo, il fatto di raccontare quello che lato nell'anima del banco di fatto fa il banconiere, cioè che racconta un prodotto, che lo esalta, che lo consiglia. Ovviamente nel libero servizio lo fa il packaging, quindi noi tutti che siamo addetti ai lavori dobbiamo essere bravi a utilizzare i termini giusti, non troppi, che possano invogliare, spingere il consumatore a fare quell'atto d'acquisto. Dall'altra parte, ancora di più rispetto ad altri settori del negozio, penso al mondo del grocery, delle bevande, dove sicuramente è sempre fondamentale come conservabilità il packaging, però in questo settore, nei formaggi, è importante perché tutta la vita, tutta la filiera, dalla fabbrica fino al frigorifero del consumatore, il packaging serve a mantenere il prodotto integro. Per cui, come i colleghi anticipavano, non bisogna cedere a compromessi. Cioè, ok, essere fighi che magari esci con un packaging green, magari ancora più accattivante piuttosto che sostenibile rispetto a quelli precedenti, però è ovvio che una condizione qua non, che non si tocchi minimamente la conservabilità, la durata, la shelf life del prodotto. Su questo devo dire, io mi ritrovo concettualmente su tutto quello che abbiamo detto, però poi è anche vero che le parole di poc'anzi di Aldo mi fanno anche ben sperare, perché comunque ancora oggi, soprattutto al confronto continuo che abbiamo con i nostri partner, e mi riallaccio quindi a quello che dicevamo prima, dove anche in questa fase il partner di un distributore è fondamentale anche nel consigliare, nell'indirizzare, nel cercare di recepire quelli che sono i nostri stimoli, di andare in quella direzione, perché tutti vogliamo andare in quella direzione, di avere un pack più sostenibile, però oggi non è facilissimo in questo settore, nel senso che vediamo, noi stessi stiamo aprendo dei cantieri molto interessanti nelle plastiche monouso, riciclabili, piuttosto che lo switch a delle carte che ovviamente possono essere riciclabili e smaltibili nella carta, anche se hanno una minima percentuale di plastica, però è evidente che poi alla fine noi dobbiamo anche fare un attimo il conto di quello che è il bilancio anche economico, perché comunque il consumatore, tutti sono bravi a dire che voglio un packaging riciclabile, che voglio meno plastica, che voglio, proprio quando sono alla cassa, se io lo faccio pagare tanto di più rispetto al normale, e questo periodo storico ovviamente è un po' drammatico, perché comunque vediamo che schizzano i costi dappertutto, ovviamente non è una cosa banalissima, cioè alla fine siamo noi che dobbiamo far tornare i conti. Per certo. Cui è giusto avere un obiettivo che sia a medio termine, non lunghissimo, però è altrettanto giusto fare poi i conti con la realtà, cioè tutti dobbiamo tendere lì, però dobbiamo chiedere a tutta la filiera, noi in primis, ma ai produttori nostri e ai fornitori dei nostri produttori, di darci una mano a raggiungere quello, perché poi alla fine il consumatore non vuole spendere di più.
Punto. Allora, a questo punto, visto che chiamiamo in causa la filiera, abbiamo sia Matteo che Aldo, a questo punto chiediamo a tutte e due, insomma, di fornirti una risposta. Matteo, una battuta a questo punto te la devo chiedere per forza. No, aspettavo che appunto ci fosse il giro di tavolo, ma intervengo assolutamente ben volentieri, parlo lato industria e lato produzione, per cui il tema poi dei nuovi packaging, quindi parlo dallo scaffale e vado indietro fino alle stalle, dove effettivamente abbiamo fatto dei lavori importanti negli ultimi anni, in tempi forse anche meno sospetti. Oggi tramite InLab Solutions stiamo testando ciò che i produttori di packaging stanno provando e tentando di offrire al mondo dell'industria, capendo quello che è effettivamente la conservabilità del prodotto, la componente di servizio garantita rispetto poi al packaging più tradizionale, quindi all'esperienza di consumo che il consumatore all'atto zero al libero servizio pretende. Perché poi è vero che Aldo diceva e domani, quindi il cambio materiale, il cambio del prodotto è già qui, ma il cambio effettivamente, la componente umana, quindi l'approccio al consumo non è qui, perché tutti, la comunità deve cambiare e avere un approccio differente, anche tollerare forse quelli che sono i tempi di cambiamento, i tempi di switch che l'industria oggi si impegna a portare avanti, ma evidentemente non è così immediato. Torno indietro, per cui noi ci concentriamo oggi sul prodotto, sul packaging al libero servizio piuttosto che al banco gastronomia, ma andrebbero anche viste le aziende per quello che sono nel mondo produttivo e quello che è l'impatto dell'industria stessa a livello di produzione. Oggi siamo al 21 di aprile, in Alpi entro la fine di quest'anno sarà indipendente dal punto di vista energetico. Abbiamo come promessa e quindi come sigla gli SDGs promossi dall'Agenda 2030 al 2025 ad avere un ciclo industriale chiuso. In buona sostanza tutto ciò che entra in azienda dai nostri 300 conferitori latte verrà restituito sotto forma di prodotto, ovviamente. Tutti quelli che sono gli scarti oggi di categoria 3 verranno tradotti all'interno di un biodigestore per la produzione di metano e quindi cogenerazione e la produzione di CO2 e quindi utilizzo all'interno dei sistemi produttivi. Tutto ciò che l'acqua di recupero verrà purificata, osmotizzata e utilizzata per abbattere il consumo di acqua e munta dai pozzi. Nei packaging abbiamo un tema legato oggi alle fettine, quindi a volte una per una, un bel claim anni 90, oggi un claim forse che andrebbe in qualche modo affrontato. Dobbiamo capire su quale spigolo effettivamente trovare lo spunto corretto, ma stiamo lavorando anche per questo tema. Vogliamo essere, e forse oggi noi lo vogliamo, ma lo dobbiamo pretendere a noi stessi come industriali, e questo invece è un lancio che vorrei fare a tutto il mondo dell'industria, di guardare all'interno dei propri siti produttivi e cercare quelli che sono i punti critici e lì portare dei miglioramenti, perché e qui uso effettivamente un tema di Carlo Petrini, per i quali siamo molto vicini all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Il tema della sostenibilità non è più di rimente, il pianeta è uno solo, ma lo è veramente. Il presente che stiamo vivendo è questo e dobbiamo traghettare alle nuove generazioni qualcosa di vivibile. Non sono cambi immediati, ma da qualche parte bisogna pur partire, quindi allacciamo le scarpe e iniziamo a correre. Viva Dio, noi abbiamo iniziato a correre da qualche tempo e speriamo di portare i frutti anche comunicandoli. Quindi packaging sostenibile, ma anche industria sostenibile, al momento zero, al touch point dello scaffale al consumatore. E la cosa più bella di questa è che sono tutte argomentazioni che la marca può tenere per sé, ma li può evidentemente anche offrire alla distribuzione, alla marca del distributore. Questo era. Grazie Matteo. Mi taccio, mi muto. Aldo. Sì, sono molto d'accordo con quello che ha detto Marco, no? Sul discorso costi. C'è da tenere in considerazione un punto. Io sono responsabile del mercato per i formaggi e per i prodotti di salumeria per tutta Europa, Middle East e Africa. Uno parla di Europa e parla di qualche cosa di granitico, apparentemente l'Europa, no?
spesso e volentieri uno dell'aggettivo che uso più spesso durante le mie presentazioni quando parlo di guidelines pubbliche o di retailers o di aziende è la sulla sostenibilità è la parola unpredictable. Non si sa quello che succederà domani mattina. Per cui in Inghilterra hanno inserito la plastic tax, in altre nazioni no, in Italia parlano di plastic tax da molti anni, ma poi non è ancora partito. Cioè, c'è tutta una serie di considerazioni in costante evoluzione. Noi cosa possiamo fare però per dare una risposta pratica a Marco, a tutti quelli della grande distribuzione connessi e spero di essere invitato all'InLab Solution da Matteo, perché mi interessa moltissimo anche capire come potremmo collaborare di più, no? Noi lavoriamo costantemente con la grande distribuzione, cioè è un lavoro che facciamo da anni, anche con alcune delle catene che sono connesse oggi o con le maggiori catene in tutta l'Europa. Devo dire però che la grande sensibilità verso il packaging è stata sempre espressa verso prodotti altamente deperibili, molto più deperibili del formaggio, vale a dire il pesce, i vegetali, la carne fresca, il pollo, mentre spesso e volentieri quando tentavamo di parlare con la grande distribuzione di packaging del formaggio, diceva, quello ci pensa Parmareggio, no? Cioè una cosa un po' così. Adesso se uno va al supermercato vede che molto è cambiato negli scaffali dei super freschi, delle carni, dei pesci, cioè c'è molto skin packaging che 10 anni fa era proprio una cosa tipo assolutamente non ne voglio sapere, no? Ma perché? Perché ci sono dei valori che questo packaging può dare e che generano anche poi un'economia di scala, dei saving durante a lungo tutta la supply chain. È logico che però lo step numero uno è che io devo proporre qualche cosa che sia fondamentalmente in linea con i costi attuali o che comunque che abbia un impatto che non debba, come diceva Marco, far sì che il consumatore alla cassa si scandalizzi perché ha comprato un packaging, diciamo, green, no? E lo deve pagare il 10% o il 20% in più perché è green, ok? Quindi dobbiamo ridurre questa cosa. Io vi lancio solo questo. Noi stiamo lavorando e l'abbiamo già presentato ad alcuni dei grossi produttori di formaggi italiani e anche stranieri, un sistema che utilizza un materiale che ha nel suo product range materiali assolutamente sottili, massimo 20 micron, resistenze meccaniche, barriera, riciclabilità, utilizzo di materiale riciclato, combinato con shelf life però che siano da sottovuoto, no? Per cui i 6 mesi anche per i formaggi duri, 5 mesi, cose di questo tipo. Il tutto però è comunque totalmente connesso con una linea completamente automatizzata, per cui senza operatori, per cui un abbattimento dei costi di produzione e di confezionamento da parte delle industrie e che anche tenga conto della parte di utilizzo di energia impiegata per far funzionare tutta questa linea, dando però al consumatore, al distributore, all'industria, qualche cosa che sia compatibile con le richieste distributive. Perché, come diceva giustamente Marco, se io vado con un packaging super sostenibile sul parmigiano reggiano, tanto per dire, e dico dura 20 giorni o dura 3 mesi o dura 40 giorni, probabilmente questo compromesso, vista la logistica coinvolta e la distribuzione coinvolta, non è molto accettato. Io ho dei punti fermi. La conservazione, sono totalmente d'accordo con Marco. Il costo, che non deve essere esorbitante, ma deve essere in linea con i costi attuali. E l'impatto sull'automazione che consenta ai clienti nostri, vale a dire l'industria, di abbattere i costi di trasformazione, di abbattere i costi di produzione per essere più competitivi quando vanno a proporre poi il prodotto sul mercato. Okay. Grazie mille Aldo. Allora certo. Vorrei concludere comunque il giro di prima perché insomma non ho dato la parola a Massimo Riezzi e a Marco Rubecchi, giusto perché insomma mi sembra giusto che raccontino anche loro quello che stanno facendo a livello di sostenibilità con insomma come catene, per cui inizierei con Massimo, così ci avviamo poi verso la conclusione. Vi faccio un ultimo giro finale. Perfetto, Massimo, mi senti? Sì, ecco. Sì, mi sento bene. Per noi il termine sostenibilità è più diffuso, voglio dire, il più diffuso in azienda, come penso anche nelle altre aziende. Noi stiamo cercando, a prescindere dall'aspetto del packaging,
che stiamo cercando in qualche modo di attuare, no? Quindi cerchiamo anche in maniera un po' confusionale, perché proprio per quello che diceva Galbusera prima, oggi non c'è tanta chiarezza, no? In relazione a questo, quindi cerchiamo un attimino di prendere il meglio di quello che oggi offre il mercato. Ma l'altra cosa che stiamo facendo, cioè no, il nostro tema lo affrontiamo con una connessione dalla parte industria, quello che diceva prima Matteo Torchio, quindi cerchiamo un attimino di capire a livello produttivo sui nostri prodotti qual è l'impatto, quindi selezioniamo e valutiamo i nostri partner proprio in funzione di questo. Quindi c'è proprio una valutazione interna su quello che è oggi il tema sostenibilità anche sotto l'aspetto di produzione. E l'altra cosa che stiamo facendo è sotto l'aspetto del punto vendita, no? Noi i nostri punti vendita stiamo cercando di renderli più sostenibili possibili, quindi cercando di limitare proprio l'impatto, quindi l'emissione di CO2 o il gas serra, quindi proprio per cercare un attimino di prendere veramente seriamente questa discussione. Quindi diciamo che sia dalla parte della produzione, dalla parte del punto vendita che del packaging lo stiamo affrontando in maniera molto seria. Perfetto, grazie Massimo. Marco Orbecchi, velocissimo, perché siamo già a 10 minuti di ritardo. Noi per noi è un tema, come per tutti, molto molto importante. Anche a livello internazionale stiamo stimolando le aziende a darci dei progetti, a proporci dei progetti sulla sostenibilità, che sia di prodotto o di packaging. A livello paese stiamo già lavorando sul prodotto a marchio per diminuire l'impatto del packaging. Quindi in questo momento, secondo me, momento è ancora un po' acerbo, nel senso che è difficile trovare un'alternativa alla plastica per garantire una conservabilità ai prodotti, perché ci vorrebbe un consumatore qua a questo tavolo che vuole pagarlo di meno, che duri di più, che costi meno, l'ho già detto, che sia ugualmente buono, che non scada mai. Marco, facciamo così, per il prossimo anno, per la terza edizione dei webinar formaggi, ti prometto che porto anche un consumatore. Me lo prendo come impegno personale. Sul prodotto a marchio, dicevo, stiamo cercando di diminuire l'impatto, non solo sul prodotto, ma anche sull'imballo di trasporto. Quindi stiamo lavorando con le logistiche per diminuire banalmente anche gli spessori o la struttura degli imballi di trasporto, piuttosto che diminuire gli spessori sui pack. Un esempio virtuoso che ha generato un risparmio di plastica notevole, ad esempio sul Gorgonzola marchio Carrefour, abbiamo eliminato il coperchio sopra la chiusura apri e chiudi, abbiamo eliminato il coperchio ulteriore, risparmiando un sacco di tonnellate di plastica su base annua. Quindi stiamo lavorando un po' sulla diminuzione dell'utilizzo del packaging in modo concreto. Ok, perfetto. Allora, prima di lasciarvi però ci tengo, insomma, vi chiedo una pillola veramente brevissima. Insomma, abbiamo trattato tanti temi, premesso che, insomma, ci sarebbe voluto molto più tempo, ma insomma il tempo è un po' tiranno, quindi non possiamo andare troppo per le lunghe. Vi chiedo una pillola su quelle che secondo voi saranno le sfide del futuro del settore formaggi. Partirei insomma da Matteo e da Aldo, insomma dalla nostra industria, e poi vi chiedo veramente di essere velocissimi. Matteo. Credo che lato industria il messaggio che dobbiamo tatuarci e condividere alla nostra comunità fatta di distribuzione e di produttori sia quello di essere meno individualisti ed essere più realmente comunità. Qui parlo io e Aldo lato vendite, comunque io forse più mondo della comunicazione, ma con dei professionisti degli acquisti credo sia importante sicuramente tenere in considerazione la leva prezzo, perché ovviamente qua non parliamo di carità, ma parliamo di comunque di commercio e di business. Ma credo che un'intesa reale, comune e veritiera tra il mondo dell'industria e il mondo del retail e della distribuzione sia da dover fare. Una carta reale che possa essere condivisa, fatta veramente di impegni e di gesti concreti. Marco Orbecchi ha detto: abbiamo fame di novità. Abbiamo bisogno di avere delle sfide da portare avanti, e parlo con qualcuno che ecco, abbiamo avuto magari meno modo di poterci confrontare, quindi gettiamo il cuore oltre l'ostacolo e facciamolo davvero tutti insieme. Perfetto, grazie Matteo. Aldo? Sì, sono molto d'accordo con quello che dice Matteo su questo lavoro comune di
di sviluppo, perché altrimenti i singoli mattoncini non riescono a comporre il muro, assolutamente. Sono totalmente d'accordo. Tra l'altro mi aspetto un invito per l'InLab Solution, Matteo, ormai me la sono segnata al dito, no? Come mi aspetto un invito, se non siete già in contatto con noi, a discutere con noi, e questo a tutte le persone della grande distribuzione. Noi abbiamo una collega, Lia Di Liberto, che è la nostra retail manager, che costantemente è in contatto con la grande distribuzione per parlare di packaging. Tramite Stefania ci potete contattare in qualsiasi momento, se volete metto in contatto Lia con voi. Ripeto, negli ultimi anni lei ha lavorato tantissimo su carne, pesce, vegetali, tutte queste, forse è il momento di andare ad approfondire un po' sui formaggi anche, no? E un'ultima cosa, si può fare, noi con Tesco abbiamo fatto un progetto di riduzione dell'80% della quantità di plastica per confezione su dei formaggi, chunk di formaggi, per cui pezzi di formaggio, ma loro hanno anche fatto un test abbastanza lungo in decine di punti vendita che adesso partiranno con un incremento, non so su quanti punti vendita, non ho il dato preciso, di raccolta della plastica nello store, ok? Che il consumatore riporta, no? Noi abbiamo raccolto, consegnato a un riciclatore che si chiama Plastic Energy, che tramite un riciclo chimico, anche se era una plastica complessa, ha creato delle resine che poi sono state riutilizzate da Silver, da Cryovac, per rifare un film assolutamente identico che il produttore di formaggio ha utilizzato per confezionare, e via di seguito. C'è stata molta, molta comunicazione nei social, sui magazine, quindi non è una cosa nuovissima, è una cosa di inizio 2021. Però stanno passando a una fase più industriale, dopo una fase di test. Quindi il mio messaggio è questo. Lavoriamo insieme, si possono fare le cose. Perfetto, grazie mille Aldo. Allora, velocissimi anche i nostri buyer. Carla, mi senti? No? L'audio è disattivato? Non ti sentiamo, Carla, eccoti. Perfetto. Velocissima, Carla, che siamo in velocissima. La collaborazione è fondamentale, e mi soffermo un attimino sul costo: rendere sostenibile per il consumatore la sostenibilità sul pack e sui prodotti, perché a volte oggi forse quello è il limite che incontriamo tutti. Grazie, Carla. Roberto. Prego. Tre cose veloci: sostenibilità del territorio e delle filiere, assolutamente, sostenibilità del pack, e condivido fortemente il modello di digital che deve uscire fuori e comunicare tutto quello che stiamo facendo. Perfetto, grazie. Marco Magalotti? Ma alla fine sintetizzerei il tutto, anche la chiacchierata di oggi, con la parola ascoltarci, nel senso che secondo me bisogna sapere sempre più ascoltare il consumatore, che alla fine è la nostra risorsa di business. Bisogna sempre più ascoltarci e ascoltare tra partner, tra filiere, quindi noi distribuzione e voi industria e viceversa, perché comunque l'obiettivo finale è riuscire a decodificare tutti quelli che sono i cambiamenti in continua evoluzione che vediamo nel mercato. Per cui secondo me sono importantissimi anche questi momenti di incontro, queste tavole in cui possiamo confrontarci, possiamo ascoltarci, possiamo mettere le basi, gettare le basi per innovazioni future, perché comunque bisogna sempre essere aperti con la testa, con la voglia di fare cose nuove, per cui assolutamente grazie dell'invito e ci vediamo spero l'anno prossimo. Assolutamente, ci puoi contare. Massimo? Massimo, non ti sento. Ok. Ora sì? Le sfide future è raccontare e convincere il nostro cliente, no? Spostarlo sui temi che abbiamo affrontato oggi, sia sotto l'aspetto sostenibile, sia sotto l'aspetto altri argomenti che abbiamo avuto, no? Quindi le filiere, quindi cercare di raccontargli in maniera molto esplicita quello che stiamo facendo realmente, e spostarli su un tipo di acquisto, quindi rendendoli partecipi su tutti quelli che sono i progetti. Quindi questo è quello che mi sento di dire. Vi ringrazio per l'invito. Grazie a voi, assolutamente. Marco Robecchi, l'ultima battuta e poi chiudiamo. L'ultima battuta, un po' fuori dal cuore, lancio un messaggio all'industria per un futuro immediato. Non pensiamo di poter mettere ancora troppo le mani nelle tasche dei consumatori, perché sennò la filiera si rompe.
Grazie per l'invito. Grazie, io vi ringrazio tantissimo. Scusate se siamo andati un po' lunghi, però insomma gli argomenti erano veramente tanti. Ringrazio ancora una volta i nostri partner dell'evento, che sono Casa Edificio Palazzo, Deliziosa in Alpi e Craiovac. Ringrazio tutte le persone collegate e vi do appuntamento al nostro prossimo webinar sulla filiera olio, che si terrà a fine giugno. Grazie ancora a tutti e alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci, buona giornata, in bocca al lupo.